Galeotta fu l'ammonizione e chi la sbagliò. E già, perché se è vero che l'Arzignano Valchiampo è la squadra più forte del campionato, è altrettanto vero che fino al secondo giallo e quindi all'espulsione di Alberto Busona a inizio secondo tempo, il Cartigliano aveva retto bene e giocato a testa alta. L'ammonizione sbagliata è quella del primo tempo. Il derby però vive anche di questi episodi e lo sanno bene i giallocelesti allenati da mister Bianchini, che ne approfittano subito sbloccando un match complicato con il tiro di Forte su imbeccata di Ning. Sotto di un gol e con un uomo in meno, i biancazzurri reagiscono alla grande e sfiorano due volte il pari con Jürgen Muratai al rientro dopo quasi un anno dalla rottura del crociato. Gnago e il missile terra-aria di Sarli chiudono il match, ma questo KO lascia comunque una grande consapevolezza nei propri mezzi in via Lungobrenta. Non mi piace questo 3-0, ma lo subiamo, non siamo contenti dell'entità del risultato, però va bene, è andata così, non hanno mollato e dobbiamo pensare al nostro percorso, che è diverso da loro.